eccoci qua, ci siamo gentili telespettatori, ci troviamo in questa puntata, con questa puntata di Turismo Verde sul Monte Reventino, questo prolungamento occidentale della Sila Piccola che oggi visiteremo con le nostre telecamere percorrendo un sentiero, un percorso. Quindi ci faremo una passeggiata, io non la chiamerei escursione perché ovviamente quando si tratta di escursione si deve pensare a ben altra cosa. Noi ci faremo una passeggiata appunto su una parte del Monte Reventino, quindi siamo nella parte possiamo dire più stretta della Calabria. Seguiteci. Il massiccio del Reventino è posto nella parte più stretta della penisola italiana, l'istimo di Marcellinara, largo circa 30 km tra i mari Ionio e Tirreno. Il complesso è delimitato a nord dalla Valle del Savuto, a sud dalla Piana di Sant'Ofemia, a ovest dal Mar Tirreno, mentre a est il confine virtuale con la Sila Piccola può essere identificato nel corso del Corace. L'origine del massiccio è stato oggetto di numerosi studi. Una caratteristica del massiccio del Reventino è la presenza della cosiddetta pietra verde del Reventino, in passato usato come materiale da costruzione. Il massiccio del Reventino comprende varie cime, fra cui, procedendo da est a ovest, il Monte Serralta con i suoi 1246 metri sul livello del mare, le cime gemelle dei Monti Reventino, propriamente detto, con i suoi 1417 metri, e Monticello del Pubblico con 1410 metri. E poi ancora il Monte Faggio con i suoi 1329 metri sul livello del mare, il Monte Capo di Bove con i suoi 1297 e il Monte Mancuso con 1327 metri sul livello del mare. Dal Reventino nascono numerosi corsi d'acqua che sfociano nel Mar Tirreno, direttamente oppure come affluenti dei fiumi Amato e Savuto. In territorio di Conflenti nasce il fiume Bagni che sfocia, come l'Amato, nel Golfo di Sant'Ofemia ed è noto sin dall'antichità per le sorgenti di acqua calda delle terme di Caronte. Nel territorio di Platania hanno origine i torrenti Canne e Piazza, quest'ultimo ha origine in località Acqua di Rio, chiamata in dialetto Aiumara di Granci, perché popolata da granchi di acqua dolce.
Lungo il corso del torrente Piazza, in località Raillo di Platania, sono visibili i resti di alcuni antichi mulini ad acqua. Nel territorio del Reventino le precipitazioni atmosferiche sono alquanto abbondanti, raggiungendo nelle aree sommitali valori di 1700 mm di pioggia anno, concentrate nelle stagioni autunnali, invernali e primaverili. Il periodo estivo, al contrario, è alquanto secco. Nella stagione invernale le nevicate possono essere abbondanti. La presenza della pietra verde e l'associazione con metalli in traccia potenzialmente tossici per i vegetali hanno selezionato un ecosistema esclusivo. Ciò costituisce, fra l'altro, la base scientifica per la proposta di istituzione di un parco regionale dei Monti Reventino e Mancuso. L'istituzione di un parco permetterebbe, fra l'altro, la messa in atto degli interventi necessari al ripristino della vegetazione endemica nella fascia altimetrica compresa fra i 700 fino ai 1400 metri sul livello del mare. Attualmente alle pendici del massiccio del Reventino, a quota compresa fra i 700 e i 900 metri sul livello del mare, sono posti alcuni agglomerati urbani appartenenti ai comuni di Platania, Conflenti e Decollatura. Sebbene siano state rilevate tracce di presenza umana risalenti alla preistoria, ancora nel XV secolo il Reventino era pressoché disabitato. Dal tardo Medioevo i terreni appartenevano all'abbazia cistercense di Corazzo e alla diocesi di Martirano.
ma gli abitanti dei paesi sottostanti vi avevano esercitato per secoli gli usi civici del pascolatico, del legnatico e della raccolta della neve. Erano state spesso messe in atto, soprattutto da parte dei vescovi di Martirano, politiche tese a richiamare coloni dai paesi vicini, ma tali spostamenti ebbero per secoli un carattere prevalentemente stagionale. I coloni infatti si trasferivano in montagna all'inizio della primavera e si dedicavano all'agricoltura fino all'autunno, quando scendevano verso le località di origine, Motta Santa Lucia, Martirano, Scigliano, con un clima più mite sia per l'altimetria che sia per la migliore esposizione. Durante l'inverno, infatti, nei territori ad alta quota del Reventino il clima è molto rigido. I primi insediamenti permanenti in un territorio di decollatura si verificarono nei luoghi più alti e più vicini al paese di origine, ossia da prima ad Adami a partire dalla seconda metà del XV secolo, da coloni di Motta Santa Lucia che avevano accettato l'invito del vescovo di Martirano a trasferirsi stabilmente nei territori montani della mensa vescovile in cambio della concessione dei terreni agricoli. Il popolamento proseguì nel 600 per il miglioramento climatico dovuto alla bonifica dei terreni pianeggianti posti attorno ai 700 metri di altezza per l'afflusso di cittadini di Motta rimasti senza casa e senza mezzi di sostentamento a causa del terremoto del 27 marzo 1638. Per l'afflusso di cittadini della contea di Martirano che volevano sottrarsi ai sorprusi feudali dei D'Aquino e infine per l'afflusso di soggetti di varia provenienza geografica appartenenti a minoranze non cattoliche che volevano sottrarsi alle persecuzioni religiose. L'isolamento geografico ha fatto sì che nel territorio del Reventino si tramandassero leggende e tradizioni peculiari. Fra le più famose, anche perché ricordate in intora una delle più note poesie di Michele Pane, le leggende legate alle fate del Reventino, degli esseri soprannaturali le quali avrebbero potuto distribuire ricchezze smisurate, e la leggenda di una chioccia in grado di generare pulcini d'oro.
dopo aver visitato il Monte Reventino, ovviamente restiamo in zona e visitiamo uno dei paesi situati proprio in questo territorio, Platania, quindi restiamo nella provincia di Catanzaro e scopriamolo insieme. Di lato alla villa comunale intitolata a Domenico Cimino, uno dei sindaci di questo territorio, di questo comune, sorge la chiesa di San Michele Arcangelo. Uno dei personaggi più illustri di Platania, indubbiamente, è il poeta Felice Mastroianni. Questa è la casa dove è nato nel 1914, morto poi nel 1982 a Lamezia Terme. Sicuramente un poeta che ha lasciato il segno. Abbiamo il piacere di parlare proprio con la moglie del poeta Felice Mastroianni, la signora Antonietta. Signora, innanzitutto veramente la ringrazio per questa intervista. Allora, cosa ci dice di suo marito? Innanzitutto come poeta e poi come marito. Sì, no, è stato un marito buono, esemplare, bello, sì. Sulle poesie proprio di suo marito, c'è qualche appunto poesia che le piace, che le è piaciuta di più? Tutte belle sono state, tutte poesie belle, sì. Lo diceva lui, dice, dopo morto parleranno sempre di me, tutto quanto parleranno di me. Io non ci credevo, dico, ma può essere. Ma in quale momento della giornata lui scriveva, signora? Dopo pranzo, la sera, secondo quando avevo un po' di tempo perché facevo la scuola, pure, sì, facevo la scuola. Era un professore? Tecnico al liceo, sì, professore in lettere, sì. Quindi poi? Italiano, lettere, storia, sì. Nel pomeriggio, insomma, lui scriveva. Si chiudeva nella stanza. Suo marito le ha dedicato qualche poesia? Sì, sì. Come si chiama la poesia? Io non la ricordo. Epifania? Epifania Lucana, sì. Sibari, sì, a mia moglie. Tutti i libri, ci sono tutte le sue poesie, sì. C'è pure in greco, sì, anche con la Grecia aveva comunicazione, sì. Insomma. Quando gli davano una risposta, lui si sentiva nel paradiso, insomma, sì. Diceva scritto il talo poeta, il talo scrittore. E sappiamo che il poeta Mastroianni amava molto il suo paese, Platania, vero? Sì, si è dedicato pure, sì. Qua c'è pure una poesia, all'angolo qua sì, c'è una targa, avete visto, sì. Alla villa c'è pure la lapide, una lapide grande, sì. Bene, grazie signora, grazie, è stato un piacere. Il
piacere è stato mio, signore. Finisce qua questa puntata di Turismo Verde che abbiamo realizzato in questa parte di Calabria sul Monte Reventino prima e poi su uno dei comuni situati proprio alle pendici del Reventino, Platania. Grazie da Massimo Mercuri per averci seguito e alla prossima puntata.